A mio parere manca un pubblico adulto che probabilmente c'è, ma non è consapevole che appunto oltre a quello che i media ti fanno arrivare c'è anche dell'altro. L'Italia credo sia piena di talenti. Luis D Per L Magazine, è un piacere, bro. Piacere mio, onore mio. Anche perché hai fatto un disco della Madonna in un periodo giusto dell'anno per poter parlare un po' di Palermo, dell'estate. Un disco che realmente ti porta in un'atmosfera che sa di caldo, di Mediterraneo e di West Coast americana, Los Sì. Angeles. Come è nata l'idea di California? Ah, tendenzialmente sono nato e cresciuto col sound della West Coast. Ho sempre avuto delle similitudini tra la Sicilia e la California, partendo da quello che abbiamo attorno, comunque. E anche il tipo di sound, comunque un po' più morbido, a volte anche più suonato, con strumenti e musicisti, mi ha sempre portato a voler intraprendere quel tipo di percorso rispetto a quello che spesso abbiamo in giro, comunque sul territorio. Nel senso, quando ero ragazzino magari ascoltavo la Dog Pound e tutte queste robe qua, quei bassi morbidosi in quel modo, per me sono sempre stato affascinato proprio da quel tipo di polleggio e quella roba un po' più bounce, anche se prettamente chill il più delle volte. E il bello è che già il titolo dell'album dichiara da dove viene l'ispirazione, da dove viene il suono, no? Cioè proprio l'unione di Palermo e della California. Per poterlo fare, ovviamente ti sei avvalso di uno dei produttori più fighi da quel punto di vista lì, che ha capito perfettamente l'idea. Com'è nata la collaborazione con Digio? Ho sempre fatto musica con Giorgio, poi anche lui super fan di quel tipo di sound. Siamo cresciuti più o meno con gli stessi dischi, gli stessi ascolti. Anche per quello che riguarda l'R&B anni 2000, noi siamo mega fan di quel suono, quelle batterie legnose, insomma è proprio una pasta di suono che poi, vuoi non vuoi, ha dato anche il titolo all'album, che comunque l'avevo già in mente da tempo. Prima poteva essere un mixtape, poi mi sono deciso proprio a farlo diventare un album. E da lì appunto con Giorgio non ci siamo mai posti il problema fortunatamente, di capire come approcciarci al mercato italiano. Chiaramente a volte è tutto un po' più standardizzato, ci sta ovviamente, cioè capisco anche le motivazioni, però è bello continuare a divertirsi e quindi andare pure incontro a qualche rischio, tra virgolette, di mercato. Ma piuttosto siamo abbastanza soddisfatti di quello che volevamo fare e che abbiamo sempre fatto. Hai anticipato tutto con un po' di singoli, no? Cioè sono usciti dei brani nei mesi e Sì. negli anni passati che ti hanno portato Sì. in questa direzione. Poi com'è stato coinvolgere anche tutti gli altri che sono sul disco? Perché c'è un po' tanta Italia dentro, tante cose belle, tante cose nuove anche di cantato, per cui c'è stata proprio una curatela generale Sì. Sì. della tracklist. Sì, sicuramente ad esempio con Emis ci siamo sempre stimati l'un l'altro, poi lui comunque ha delle origini anche palermitane, è venuto spesso a Palermo, so che militava in una crew di riders abbastanza forte che conosco. Ricordo anche quando è uscito Flow sui gradini 1, che è una bomba a pata di quelle belle potenti, lui ha subito colto comunque la citazione a quello che era il nostro gusto, ed è stato preso, quindi poi ci siamo trovati più volte a vederci, a fare anche un paio di chiacchiere, ed era ben felice di collaborare con noi a questo progetto. Poi ci sono anche dei ragazzi nuovi, Frank D'Amato o anche Foe, a proposito di voci un po' più soul. Non voglio dire sono promettenti, perché comunque io li vedo già come musicisti. Foe
È un ragazzo che collabora anche con tanti nomi più o meno importanti in Italia. Semplicemente continuano a cercare il proprio spazio in tutto quello che è la musica italiana più che il mercato. A volte è facile, a volte è difficile, ma comunque è sempre una questione di scelta, di continuare a fare quello che ti prende, comunque che ti fa trasudare l'amore, la passione per quello che è la musica. Quindi comunque gente con cui mi trovo veramente bene proprio a livello umano, oltre che artistico. Poi c'è anche Jack the Smoker, no? Che un po' chiude il Sì. cerchio con Joe. Hanno appena Sì. fatto un disco insieme, li abbiamo già anche incontrati. E lì è stata anche la bravura di Joe di trovare anche due aspetti diversi di Jack. Il disco loro è in una maniera con te e quasi in un'altra, perché poi quel tappeto sonoro gli dà tutta un'altra personalità. Sì. Poi sia io che Jack avevamo già collaborato in un suo mixtape parecchi anni fa, ma comunque abbiamo sempre avuto la concezione di ispirarci così tanto al rap americano, che vuoi non vuoi, cioè io mi capita poco di ascoltare il rap italiano, devo essere sincero, proprio per una questione non italiana, nel senso non mi piace tanto quando qualcuno assomiglia a qualcun altro. Già in Italia, capisci? Mentre Jack potrebbe essere, io la vedo così, anche un po' uno schoolboy italiano, questo disco 16 Noni è stata la prova che comunque due come loro, Jojo e Jack, calzano a pennello, sono matchati in tutto, hanno gusto e appartenenza a questa roba, sicuramente hanno una cultura, hanno studiato i dischi, ecco, e lo continuano a fare. Hai detto bene, studiato, cioè Sì. anche nel tuo lavoro si vede tanto lo studio da una parte della parola in italiano, perché c'è una ricercatezza di linguaggio che non è da tutti i dischi rap, cioè è un po' fuori dalla media, anche come citazioni, ambienti culturali, cose, senza essere per forza profondi intellettuali, però è una roba precisa. E in più lo studio del rap americano, no? Sì. Daz Dillinger, Corrupt, Snoop. Cioè, Sì. si sente che sono delle tue influenze, non tanto di gusto, ma quanto stilisticamente di studio, cioè ci sei arrivato a Sì. costruire Luis D in quella direzione. Sì. Poi io comunque ho mischiato anche, probabilmente gli ascolti dei miei genitori quando ero ragazzino mi hanno portato, loro ascoltavano un sacco di funk, gli Earth, Wind & Fire in casa tutti i giorni, italiano Pino Daniele che ha sempre avuto una penna che a me personalmente tuttora quando lo ascolto rabbrividisco. Vorrei pian piano cercare di arrivare anche a quello step, nel senso a me il rap piace, piacerà sicuramente sempre, sono innamorato di questa roba ed è impossibile scrollartela di dosso, però anche quando magari ho cominciato ad approcciarmi un po' di più al canto o comunque a quel tipo di scrittura l'ho fatto con estrema semplicità, nonostante non sono un cantante. Probabilmente i miei genitori hanno influito molto, entrambi hanno sempre avuto una cultura più o meno black in casa. E potrei anche dire che Pino Daniele è stato uno degli artisti più black che abbiamo avuto in Italia. Assolutamente. Poi rientra in un discorso che facevi già prima di lavorare con degli strumenti, no? Non soltanto con Sì. sample e cose, ma costruire le canzoni in maniera diversa, che è un altro degli aspetti del disco che viene fuori forte, no? Non soltanto per la produzione, ma anche proprio per la struttura dei brani, cioè come entra il ritornello, come vengono fatte le cose, come interpreti tu il canto nel disco, no? Si vede che c'è una direzione un po' P-funk, ma comunque moderna, bella, Sì. Sì. no? E anche internazionale, Ho nel avuto senso. la fortuna di lavorare anche con dei musicisti che comunque spesso sono dietro tanti dischi di rap italiano. Uno di questi è Peter Bass, che oltre al fatto di essere parecchio amici, lui è davvero un piccolo genio, nel senso uno di quegli artisti che sa suonare qualsiasi tipo di strumento. Figlio d'arte, comunque, già da ragazzino, ricordo che lui a 16 anni andava in tour in furgoncino, aveva una band punk,
Insomma, è sempre stata gente innamorata di tutto quello che è il flusso della musica in generale, non solo del rap. Trovarmi in studio, a volte anche live, ho avuto il piacere e la fortuna di suonare con i musicisti ed è ovviamente tutta un'altra cosa. Io ricordo quando ero un ragazzino, ascoltavo molto i The Roots e ovviamente guardarli mi faceva accapponare la pelle perché pensavo tra me e me, chissà se mai un giorno riuscirò anch'io a fare quel tipo di show e mi piacerebbe tantissimo portarlo in giro, ovviamente col tempo. Bisogna anche trovare in Italia un pubblico un po' più adulto che Certo. abbia la consapevolezza che comunque il rap non è soltanto quello che può arrivarci mediaticamente. Io ad esempio Mattia, mio figlio, che adesso ha 13 anni, che è nato e cresciuto col rap, involontariamente non l'ho mai spinto, né io la mamma, neanche la mamma, che comunque è molto appassionata di rap, non l'abbiamo mai spinto verso quella direzione. Ma oggi è così popolare che non devi più essere, da noi si diceva, arrappuso, non devi per forza, quando eravamo ragazzini noi, era proprio una cosa di appartenenza, quasi di nicchia, quasi poteva darmi fastidio inizialmente vedere che questa roba stava prendendo campo quando ero ragazzino. Poi ho cominciato a desiderare che questa roba prendesse campo e avesse un mercato proprio. Finché ovviamente ci siamo arrivati, non da tutte le parti, appunto, a mio parere manca un pubblico adulto che probabilmente c'è, ma non è consapevole. Che appunto oltre a quello che i media ti fanno arrivare c'è anche dell'altro e l'Italia credo sia piena di talenti. Bisogna essere appassionati di questa roba. Ovviamente siamo in un'era in cui, ad esempio, tornando al discorso di mio figlio, come tanti ascolti singoli, a volte mi è capitato di consigliargli se ti piace quel singolo allora vai ad ascoltare l'album di quell'artista, però vedo che è una roba difficile da. Cioè io ricordo quando ero ragazzino, se per dire compravo un disco Exhibit, dovevo assolutamente leggere nel booklet in quale studio aveva registrato, chi stava a quel tipo di synth, se c'era già un Scott Storch ai tempi che lavorava per Dre in sordina, o nel caso di Timbaland c'era Denja, ad esempio, che è un altro. Questa roba vedo che non c'è più, ma secondo me è solo e esclusivamente perché bisognerebbe indirizzarli. Poi è chiaro che l'evoluzione ha semplificato tutto, nel senso oggi è molto facile fare rap e esporsi sia tramite social, ma anche tramite una piccola cerchia di amici che poco a poco ti fa crescere. Io tante cose che mi ero perso da ragazzino, ho avuto la fortuna anche di avere ai tempi degli amici più grandi di me che mi facevano recuperare dischi. Ricordo forse uno dei miei primi dischi è stato Def Jam El Niño o Death Squad dei Fugees, comunque erano quegli anni là. O anche Tupac, che comunque usava un sacco di musicisti all'interno delle proprie produzioni. Non vedo più tanto l'interesse perché c'è molto a parire in quello che c'è oggi. Non si può dare ovviamente una colpa a Certo. nessuno. Poi approfondire non è da tutti, no? Adesso tanti hanno la possibilità e la fortuna di potersi approcciare al rap e basta un abbonamento per uno store digitale e avere tutto davanti, no? Nello stesso momento. Per cui c'è veramente tanta opportunità di guardare. Più indietro nel tempo, quando c'erano i CD e i vinili, dovevi veramente aprire i booklet, guardare i nomi, i posti e capire Ma quali anche erano le capire il tipo di connessioni. grammatura di carta che Capito? avevamo utilizzato per capire se era un prodotto low budget oppure veramente. Sì. E quindi si vedevano tante cose, la qualità delle fotografie nel booklet era tanto, no? Sì. Cioè, ci faceva immaginare delle cose che non c'erano nelle canzoni, non c'erano nei testi, per cui è difficile adesso trovare il modo di approfondire perché c'è un mare talmente ampio di cose da ascoltare. La cosa bella che trovi invece nella generazione di adesso, tua, che sta facendo musica, è la capacità di fare network, di essere a uni sul disco degli altri, indipendentemente dalle distanze geografiche, e spesso di condividere palchi o situazioni anche fisiche, no? E quello fa capire che c'è un'unità, che se ascolti uno, magari ti piace anche quell'altro, no? C'è Sì, questa sorta di diciamo scena. ci riconosciamo ovviamente anche nel caso di Juicy Music Factory, Bravo. comunque sia io che Enzi che Giorgio abbiamo sempre
sognato, tra virgolette, ho parlato più volte a quanto sarebbe bello avere una nostra situazione, un nostro concetto di mentalità applicata a quella che è il mercato oggi. Ci stiamo provando già da circa 3 anni. Io comunque ho fatto uscire 3 dischi in 2 anni e mezzo. Anzi, la stessa cosa, Giorgio ha uscito ultimamente Astronauta. Siamo veramente pieni di musica, non vediamo l'ora. Ovviamente dobbiamo far captare la nostra vibe, poi alla fine la gente che viene in studio con noi anche a lavorare per progetti propri si rende conto che c'è qualcuno lì che ne sa e che è appassionato realmente di questa cosa. Quindi vuoi non vuoi, a volte magari scatta senza nessuna esuberanza un consiglio su, per dire, Giorgio spesso la può svoltare anche solo squantizzando una batteria. Che squantizzare ovviamente è una roba mega Detroit, e noi siamo cresciuti anche con col mito di J. Dilla, di Slum Village, di tutta quella roba lì, che ad oggi può sembrare probabilmente una roba strana proprio perché non è mai stata applicata nei gusti dei producer italiani, comunque l'ho vista molto poco. È proprio quella, portare la nostra mentalità o comunque cercare di lavorarci soprattutto. Oggi come oggi è facile uscire un disco, caricarlo ovunque. Probabilmente è difficile lavorare con la musica, oltre al fatto che è veramente un mare pieno di pesci e di squali, come diceva Jack the Smoker a proposito. Però riuscire a crearti la tua fetta di pubblico che stia cercando qualcosa in più, anche un po' più complesso rispetto al resto, è molto difficile, ma ci stiamo riuscendo, nel senso ai live vediamo che c'è molto interesse, viene tanta gente, sono tutti gasati, serve tempo, serve uscire dischi, serve tanta pazienza e serve il supporto dei sostenitori che già ci sono, ci stanno dimostrando un sacco di amore anche ogni volta che stampiamo dei dischi, comunque vanno a ruba, cioè noi siamo veramente contenti, poco a poco. E poi c'è gente anche più giovane, come ad esempio Frank D'Amato, che nonostante ha 24 anni è cresciuto col suono Killa Soul, quindi con quella tendenza sia a livello stilistico che di approccio alla scrittura. Lui tra l'altro produce anche spesso gran parte dei suoi beat e sembra abbia studiato a pane e Big Joe, cioè nel senso a volte fai quasi fatica a riconoscerli. Certo, ma infatti sta venendo fuori un suono di Palermo, Sì. cioè un'identità sonora che è fatta di tante persone e di tante attitudini, no? Cioè anche nel tuo disco non c'è soltanto una tipologia di rap West Coast, ce n'è veramente tante. C'è anche il lato più, diciamo, street, un po' più gangsta, proprio usato nella maniera giusta del Certo. termine, e c'è anche il lato psycho, no? Sì. Quello ancora più hyped up, ancora più sono pazzo, lasciatemi Sì, stare. quella è una valvola di sfogo, esattamente. Voleva essere un interlude, però poi ho fatto 3 strofe perché era veramente calzante. Cioè, farlo live quel pezzo regala veramente tante emozioni. Poi, sul fatto che ovviamente io ho sempre ascoltato G-Funk, gangsta rap, fin da ragazzino. È chiaro che le tematiche sono diverse, non mi è mai piaciuto scimmiottare l'americano in quel senso, piuttosto quello che riguarda il sound è anche una questione stilistica, assolutamente sì. Però comunque io di mio personalmente, anche se ho vissuto magari delle situazioni un po' complicate, robe del genere, non tendo mai a. È una roba molto più personale, quindi. Si vede che è molto introspettivo Sì. il tuo rapporto col rap, però poi stilisticamente ci sono queste cose Sì. che riportano dei mondi che invece sono molto muscolari, diciamo, no? Molto espressivi e Sì. forti, che mi piace un sacco. Com'è vivere a Palermo in questo periodo? Stiamo facendo un'intervista a Milano perché Juicy Music è fondamentalmente qui in questo momento, però cioè, è un disco che parla di Palermo e che racconta quella realtà per te. Sì. Com'è Palermo? A differenza del disco precedente che era Sangò, quel disco parlava ancora più di Palermo, città vissuta da una qualsiasi persona di Palermo che vive, lavora e cresce lì. California forse è stato un po' più semplice anche come tematiche, c'è molto
il rapporto con l'altro sesso, comunque le relazioni. Parlo molto anche di questo, involontariamente, nel senso ho sempre scritto in base al mio vissuto. Quindi magari in questo periodo sono stato più, ho riassunto la mia vita in tutto quello che è successo negli ultimi 2 anni. Sono venute fuori anche delle robe un po' più morbide come concetti, come liriche. Palermo, noi penso che qualsiasi artista palermitano lo continuerà a dire sempre. Per noi è il nostro posto preferito, non tanto perché è la nostra città, perché realmente basterebbe forse lavorativamente parlando ottenere qualcosa in più e riuscire a sfruttare la città un po' più di come riusciamo adesso, perché non ci manca nulla, nel senso tantissimi artisti anche del nord Italia vengono a scrivere i dischi a Palermo, che comunque ha quella vibe, anche la popolazione, il popolo è molto più diretto, a volte forse un po' troppo caloroso, però c'è molta più spontaneità. A Milano, ma comunque al nord in generale, sicuramente c'è un sacco di competizione, ho visto, all'interno dell'ambiente, all'interno delle etichette. È una cosa che comprendo, però io non ci sono abituato. Ecco, probabilmente perché molti artisti di Palermo suonano in un modo differente, hanno una penna diversa, nonostante ci sono dei ragazzi di Palermo fortissimi che si chiamano Southside, che fanno drill, raga, vi assicuro che per me quella è tipo drill conscious, cioè una roba mai sentita in Italia per quanto mi riguarda. Sono fortissimi, ma dalla penna capisci già che hanno un'altra attitudine, hanno un altro vissuto e quindi involontariamente scriveranno d'altro anche se il suono è quello. Quindi sia tra i ragazzi più giovani che tra la gente che fa musica da un po' più tempo, sicuramente ci saranno sempre delle differenze e non credo sia una cosa brutta, anzi, appunto ci rimane semplicemente di riuscire a far emergere un po' di più gli artisti dalla Sicilia in generale, non è soltanto Palermo. È una roba che continua con noi, probabilmente continuerà con quelli che verranno dopo di noi, ma io credo che la penna palermitana sia proprio diversa, in generale da tutto quello che è il resto d'Italia per una questione di vissuto, appunto. Bene, era proprio quello che mi aspettavo di sentirti dire, no? Un vero e proprio spirito della città Sì. che fa parte di chi scrive in generale, chi fa musica in quel luogo lì. Cosa c'è dopo California? Stai già pensando a qualcosa di futuro? Cioè, hai fatto veramente tanti dischi in poco tempo che è impossibile pensare che questo sia un punto fermo. No, già in realtà ho 3/4 dell'album nuovo pronto. Devo semplicemente raccogliere un altro po' di materiale. Ho già le idee chiare pure su quello che potrebbe essere il titolo dell'album nuovo, sul concept. Vorrei cercare di portare sempre più avanti questa roba del cantato mischiato a quello che sono le barre, che siano barre anche crude. A me a volte piace molto la morbidezza sulla ruvidità, cioè non credo che non si possa cantare o parlare di alcune situazioni in una roba mega ruvida, in una roba boom bap, abbiamo avuto tanti esempi di quello che i dischi americani ci hanno insegnato a partire da Nate Dogg, ad esempio, che per quanto potesse essere un sound molto morbido, comunque traducendo i testi, poi ovviamente quello è un altro tipo di cultura, però Non parlava di leggerezza, ecco. assolutamente. E non in maniera leggera, anche come Vero. fraseggio, no? Ovvero Sì. molto diritto e diretto. Sì, Una bella sì, sì. cosa. Ottimo, io ti ringrazio veramente tanto per le Grazie a voi. chiacchiere. Faccio i migliori in bocca al lupo per il prossimo e speriamo di riuscire a vederci dal vivo qualche volta. Grazie ancora.